Salvatore Rebecchini, presidente di Simest per Affari Italiani. Oggi viene presentato il rapporto Export SACE 2018 e Simest in particolare opera a sostegno delle PMI per le esportazioni nei mercati esteri. Come commenta il vostro operato? Allora, Simest è la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che insieme a SACE sostiene i processi di internazionalizzazione. SACE è più specializzata nei prodotti di sostegno all'export, noi siamo invece i partner nelle operazioni di investimento diretto che le imprese italiane fanno nei paesi esteri, acquisendo con loro quote di minoranza nelle loro operazioni estere, oppure fornendo finanziamenti agevolati, soprattutto alle piccole e medie imprese, per i primi passi nel processo di internazionalizzazione, per esempio l'apertura di un ufficio, di un punto vendita, la ricerca di mercato, o finanziamo anche la partecipazione a fiere e mostre internazionali. Quali sono state le ultime imprese che hanno beneficiato di questi interventi? Allora, per quanto riguarda il Piemonte, noi siamo partner di una trentina di imprese come appunto azionisti di minoranza nelle loro operazioni internazionali. Recentemente con imprese qui della regione abbiamo preso una partecipazione insieme alla società Ferretto in Bosnia-Erzegovina, oppure anche di recente con la società Olsa, che è un produttore di componenti per l'automotive in Messico. E per quanto riguarda i finanziamenti invece agevolati, abbiamo sostenuto una sessantina di imprese, piccole e medie in questo caso, per operazioni appunto di primo insediamento all'estero, con oltre 22 milioni di euro negli ultimi 2 anni. Ci sono anche associazioni estere con cui collaborate? Sì, naturalmente siamo in stretto contatto con le grandi banche multilaterali di sviluppo che fanno finanziamenti agevolati spesso in congiunzione con le operazioni a cui partecipano le imprese italiane di cui noi siamo partner. Per esempio, in Uganda recentemente è stata costruita una diga grazie al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, una serie di banche internazionali e un'impresa italiana, appunto, in cui siamo sostenitori nella parte di equity che proviene dalla regione del Trentino Alto Adige.